È stato trovato esanime nella sua casa di famiglia in Liguria. Il pilota Alex Pignone è morto a seguito di un malore. Cittadinese d'adozione, Pignone abitava da qualche anno nella città murata con la compagna organizzatrice di eventi. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso, ma sembra trattarsi di un infarto. È stata proprio la compagna, Franca Lovisetto, a dare l'allarme, non riuscendo a contattare Pignone, che era tornato qualche giorno in Liguria, nel suo paese d'origine. Pignone aveva iniziato la sua carriera agonistica di pilota negli anni Ottanta, passando dalla Superbike all'Indy alla NASCAR, ottenendo risultati eccellenti. Una vita trascorsa ad alta velocità che si è fermata all'improvviso, lasciando nel dolore tutta la sua famiglia. Da poco aveva ripreso gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato statunitense. L'ultimo messaggio inviato alla compagna domenica scorsa. I funerali si svolgeranno a Rossiglione, in provincia di Genova, dove era cresciuto. La data verrà fissata a breve, mentre domenica alle 10:30 nel Duomo di Fontaniva ci sarà una messa di suffragio.